Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video sull'organizzazione del sottolavandino. In quanti di voi ce l'hanno ridotto in questo stato, se non peggio? Ecco, io con pochi euro sono riuscita bene o male a organizzarlo, secondo appunto le mie esigenze, e a tirar fuori degli altri spazi dai cassetti. Adesso vi spiego tutto meglio. Quindi ovviamente inizio togliendo tutto, tutto, tutto dal sottolavandino. C'era veramente qualsiasi cosa buttata lì a caso e effettivamente non sapevo neanche dove mettere i sacchetti di carta, quindi io li ho infilati là sotto, però sinceramente occupavano soltanto spazio, quindi ho deciso di toglierli e di metterli nel ripostiglio, che forse appunto è il posto ideale, ecco, per raccogliere tutti i sacchetti. Quindi una volta tolto tutto, inizio ovviamente a pulire con uno straccetto e uno sgrassatore. In questo caso io stavo usando lo sgrassatore dello Chantecler, il profumo di Marsiglia, che sto odiando perché io l'odore non lo sopporto, però lo devo finire, ormai l'avevo iniziato. E così proviamo a farlo andare. Io poi ho deciso di lasciarlo così com'è la cucina, però se voi volete potete anche rivestire tutto quanto sotto. Dai cinesi ho comprato questa scatola molto 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 comoda perché si apre da entrambi i lati e addirittura appunto si può togliere il tutto, quindi a seconda dell'uso che se ne vuole fare. Io ho deciso di liberare qualche cassetto e quindi ho messo dentro a questa scatola, a questo contenitore, ho messo dentro tutte 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 le tovagliette, le tovaglie da un lato e poi dall'altro lato ho messo i vari strofinacci, diciamo, che si usano per asciugare i piatti, oppure tutte le presine, grembiuli, insomma, l'ho organizzato in questo modo e vi posso garantire che facendo così ho liberato ben due cassetti della mia cucina. Ecco qua, adesso lo andiamo a inserire sotto al lavandino ed è perfetto. Però dove mettiamo tutti i detersivi e le spugnette che ci servono? Ecco qua la soluzione. Allora, una bella cassetta di questo tipo, io l'ho presa sempre dai cinesi, però so che ci sono anche da IKEA a pochi euro, ma anche questa davvero l'ho pagata poco poco. E gli do una sciacquata perché era tutta macchiata, insomma, anche essendo bianca, insomma, è chiaro che si è macchiata. E vado ovviamente ad organizzare dentro tutti, tutti, tutti i detersivi.
Quindi vado ad inserire la candeggina, tutti i vari detersivi e disinfettanti che sto usando in questo periodo. Questo è un contenitore che tengo, diciamo, vuoto per inserire poi tipo l'aceto di mele e il limone quando vado a lavare il frigo. Poi il deodorante, il Biomex, che è la mia, la mia ultima scoperta e passione, tutte le varie spugnettine, porta spugnettine del caso, e vado anche ad inserire a lato, vado ad inserire anche i sacchetti della spazzatura, così almeno sono sempre a portata di mano, sono in ordine e non fanno appunto disordine lì sotto. Quindi ci sta alla perfezione, ve lo giuro, guardate, tac, che meraviglia, e questo lo potete appunto tirare avanti e indietro, come siete più comode, guardate un po' che meraviglia, e quindi direi che questo abbiamo finito. Ma passiamo alla parte laterale, perché sì, si può sfruttare anche questa parte, attaccandoci anche guanti da, insomma, per lavare i piatti e quant'altro. Io ho semplicemente preso un portaspugne e dentro ho posizionato tutte le griglie, i vari tappi, la, diciamo, la spatolina che mi serve per togliere gli odori, tutto. Ho posizionato tutto e guardate che risultato, ora è tutto bello in ordine. E io spero che questo video vi piaccia, lasciatemi un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!